Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Guardate un po' che cosa vi porto quest'oggi. Finalmente spendiamo le prime stelle aggiuntive. Per chi non lo sapesse, in questo pass battaglia della stagione 7 ci sono delle stelline che vengono regalate ai player per ogni livello che effettuano. 5 stelline ogni volta che si livella, ma che cosa accade dopo il livello 100? E soprattutto, guadagno ancora queste stelline nonostante abbia raggiunto il livello massimo? Ragazzi, la risposta è sì. Tutto ciò che vi ho appena detto viene riportato anche qui nella sezione novità della stagione. Ok, va bene. 5 stelle battaglia ogni volta che si livella. Spendi stelle battaglia per riscattare le ricompense del pass battaglia nell'ordine che preferisci. Va benissimo. Belli si sound. Come potete ben vedere, al momento mi trovo al livello 133. Sì, ho acquistato il pass battaglia. Non vogliatemi male, raga. Lo ripeto, non vogliatemi male. Quindi ciò significa che finora ho guadagnato 165 stelline extra. Adesso che cosa accade? Nel momento in cui sblocchiamo tutte 10 le pagine del pass, quindi ragazzi non possiamo più spendere queste stelline per acquistare le skin, per sbloccare i V-Bucks e quant'altro, che cosa si fa? Si torna indietro e si clicca su bonus ricompense, perché qui ci saranno ulteriori premi dove serviranno queste stelline per sbloccarle, raga, e soprattutto costeranno un po' di più. 7 premi per ogni pagina e a quanto pare per arrivare alla pagina numero 2 mi servirà riscattare almeno 5 ricompense della prima. L'obiettivo di oggi però per me è arrivare a Rick Tossico. Ragazzi, vi giuro, lo sto amando, è troppo bello. Clicchiamo anche qui perché è qualcosa di magnifico, ricompensa davvero eccezionale. L'ho visto non appena il pass, ragazzi, è stato rilasciato e da lì mi sono innamorato. E quindi ben 5 item da sbloccare nella prima pagina per arrivare a Rick Tossico. Ce la faremo? Non ce la faremo? Sicuramente sì, raga. Io direi di sbloccare prima cosa Joy Arenaria, che tra l'altro è una di quelle skin che ancora non ho selezionato neppure una volta e non ho avuto il piacere di portarla in game. Quindi teniamo premuto. Quanto è bella questa cosa, raga. Un bel po' di paginette. Chi si ricorda questo backpack nei teaser? Riscattiamo tutto e torniamo indietro, perché oggi avremo un bel po' di schermate. Attenzione, 145 monete rimanenti e siamo a 2. Aspetta, riscatta la pagina. Ok, qui abbiamo proprio un mega lucchetto. Devo praticamente acquistare ogni singolo item per ottenere il best item della sezione. Anche se, ragazzi, Sloan non mi dispiace proprio. Cioè, è bellissima. Guardate che scarpino. Ok, clicchiamo su di lei. Comunque questo pass è eccezionale, davvero ragazzi, l'ho già detto per Rick, ma è fantastico. Mi piace tutto ciò come viene organizzato. Non è affatto male, che peccato però sprecare 10 monete per questi oggetti. Cioè dai, non possiamo fare queste cose, vabbè, mi tocca, purtroppo. Sono 2 livelli, sono 2 livelli. Believe. Allora, aspettate, 5 su 7, quindi teoricamente in questo momento ho sbloccato la sezione 2 ed eccola qui. No, raga, oggi non arriviamo a Rick, perché? Ci sta, questo è un mega fail, fighissima la terza sezione. Perché non arriviamo a Rick? Perché è uguale a Sunny, nel senso dobbiamo sbloccare tutti gli item di questa paginetta per poi arrivare e sbloccare l'item in questione. Quindi ragazzi, praticamente l'item migliore. In questo caso il prerequisito di Rick è avere tutti gli oggetti che vedete qui sulla sinistra, e nel momento in cui li avremo finalmente potremo portarcelo nell'armadietto. Ma purtroppo questa cosa, ragazzi, non accadrà. Almeno per oggi, perché vi porterò una mega review su questa skin, ragazzi. È troppo. E ma giunti a questo punto, ragazzi, vediamo che cosa accade. Lo sbriciolatore acustico bis, che è uno stile selezionabile. Ok. Comunque devono fissare questi picconi, raga. Io non so se avete notato, ma picconano troppo ultimamente, nel senso mollate e continuano a picconare. Riscattiamo e ci prendiamo il best item della prima sezione. 85 stelle rimanenti, è impossibile arrivare a quello della seconda. Fantastico. Molto bella. No, raga, guardate il riflesso negli occhiali.
Ma che cosa sono? Frammenti di che cosa? Riscattiamo anche qui. Comunque, io non so nel momento in cui, ragazzi, non avendo ancora completato tutto il pass battaglia, se questa sezione delle ricompense bonus viene mostrata ai player. In questo caso state scoprendo un bel po' di cose con me. Allora, riscatta ancora 3 ricompense per sbloccare la pagina. Vediamo, ce la facciamo. Allora, ce la possiamo fare. Io direi di cominciare con Gugamon. Non so se avete ascoltato la sua lobby music. È praticamente un hit. Un po' creepy, però tira parecchio. Andiamo. Procediamo. Riscattiamo subito. Andiamo con lei, dottoressa Sloan. Occhiali da sole. Ok, meno 30. Raga, andiamo così. Mi serve un altro item. Io direi di prendere lui. Però aspettate. Perché potrei vedere qualcosina di interessante qui. Quindi direi di tenermi basso, ok? Sblocchiamo uno spray da 10. Potevo prendere l'altra skin, ma non voglio rischiare. Raga, io non conosco questa sessione. Che cosa ci sarà mai? Andiamo sulla pagina numero 3. E mi raccomando, un bel cozzo per tutti questi video mattutini. E se ancora non siete iscritti, iscriveggiatevi al canale adesso. 3, 2, 1. E che è sta roba? Che cos'è? In arrivo tra 13 giorni. Ma allora non me lo dire. Pagina numero 4, stessa cosa. Questo però... No, vabbè, non posso scoprire. Va bene. Ragazzi, un fail dopo l'altro. Mi rincuoro con il mecha lucente. Andiamocene. Wow! Dobbiamo dirlo. Quest'oggi non siamo andati affatto male. Ma... Aspetta. No, ma è bellissimo. Sarà enorme in game, ma è bellissimo. Che figo. Mi fa un po' paura. Ma soprattutto ho paura a beccarle nella realtà. E mi è capitato un bel po' di volte. Pericolose. Ragazzi, il Rick tossico non ce l'abbiamo. Abbiamo 5 stelline, 5 monetine da spendere. Purtroppo non posso spenderle su nessun altro item. Prima sessione, prima pagina andata. Della seconda rimane solamente questa emoji e poi il bannerozzo di Rick. Davvero, 2 livellozzi e ce l'avremmo fatta. No, in realtà sono 4 livelli. Ovviamente una cosa che dico sempre a tutti coloro che guardano le mie live e i miei video: è inutile shoppare il pass battaglia per intero. Non guardate me, ragazzi, perché io lo faccio giusto per puro content e soprattutto posso portarvi molti video in anticipo. Perché alla fine, ragazzi, le stesse ricompense che sblocco io ad inizio stagione le sbloccherete voi con il tempo. Ed ovviamente non dovete rusharle come faccio io. Quindi questo è un consiglio che voglio dare a tutti quanti. Alla fine si sbloccano le stesse cose, né più e né meno. Poi ognuno faccia come meglio crede. Spero che questo video mattutino finora vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando, codigo Martex e la tienda dei Fortnite per sostenermi, ragazzi, per sostenermi al massimo. E ringrazio infinitamente tutti coloro che lo stanno aggiornando ogni 14 giorni. Noi adesso andiamo a vedere che cosa hanno droppato nello shop giornaliero. E dovrebbero esserci i calciatori che mi hanno regalato ieri, anzi l'altro ieri, alle ore 16. Ed eccoli qui, Kane e Rius. Oddio, si legge così? Non lo so. Quando escono questi bundle, però, come ve li presento? Nel senso, io non so quanto venga a costare il bundle per intero in questo momento. Le skin costano 1600 V-Bucks. Perché? Perché vi è un'emote integrata. Le facciamo rivedere per coloro che hanno missato la live. Andiamo. 3 scimmiette sagge. Va bene. Kane invece è parecchio preferito rispetto all'altra, almeno per tutto quello che ho potuto constatare in live e su TikTok. Ah, grazie per i 100k su TikTok, raga. Andate a seguirmi, Martexone. Stiamo spaccando tutto. Ovviamente posto solamente clip di ciò che avviene in live, però la cosa mi piace, soprattutto vi piace. Allora, un bel po' di bundle. Abbiamo le giacchette animali quassù, il bundle soldati del sole, quindi falco solare e Mesmer, vendetta, Elmira ed un po' di... Ok. Raga, ma ieri questo drop così? Manca solamente lui. Ma non lo vogliono proprio droppare. Non lo rilasciano, raga. È inutile, davvero. Non lo so. Non so quale possa essere il problema. Datti una mossa. E lo vediamo con lui. Mamma mia. Andiamo. Ritmo pulito. Siamo lì con i sound, eh. Più o meno. Almeno con le movenze. Tutto quanto con facepalm che chiude alla grande. Ragazzi miei,
Per oggi è tutto, speriamo di spendere nel miglior modo le nostre stelline la prossima volta e quindi con un prossimo video dove vi farò vedere Rick tossico e qualche altra skin. Anche se nella sessione numero 3 ancora purtroppo non posso metterci mano, dato che verrà sbloccata tra 13-12 giorni. Vabbè, nient'altro, un salutone da Martex e come al solito un bel... Ciao, brothers!